Andiamo in rec, eh? Andiamo in rec, andiamo in rec, andiamo in rec. Allora, oggi è una giornata veramente molto... Mi è piaciuta molto, sono sincero, mi è piaciuta molto perché sono partito che ho detto oggi devo rinfrescare un po' la memoria, devo studiare un pochettino perché sento la necessità di rivedere un attimino la parte dei social, voglio capire un attimino se ci sono delle strategie nuove, voglio capire se ci sono stati degli aggiornamenti, perché bisogna sempre essere comunque aggiornati nelle cose, no? E ho capito quanto è importante l'engagement, noi ne abbiamo sempre parlato anche negli anni passati, però oggi ho cercato un po' di capire ancora di più, no? Perché comunque va portato, una volta che io capisco le cose, poi le devo trasferire anche ai ragazzi del team, no? E volevo passarvi voi questo messaggio, quindi far capire anche a voi un po' questo concetto dell'engagement, perché è un parolone, fa un po' figo, no? Dire l'engagement, no? Sembra di che sia chissà che cosa. In realtà l'engagement non è nient'altro che l'alzare il livello del tuo social, no? Quindi di Instagram, di Facebook, cioè dobbiamo alzare il nostro livello del brand e dell'engagement, quindi diamo un pochettino un po' più di spessore. Quindi per alzare questo spessore, quindi per alzare questo engagement, che cosa dobbiamo fare? Quindi io ho individuato 8 mosse, chiamiamole così, che servono proprio per alzare il nostro livello del nostro Instagram. In questo caso io lavoro molto su Instagram, anche su Facebook ultimamente, sulla mia pagina sto lavorando molto bene ed è quello che sto dicendo anche agli altri ragazzi. Quindi parliamo un po' di Instagram. Allora, la prima cosa che mi viene subito in mente è che dobbiamo essere consistenti, no? Come in tutte le cose, nei social noi dobbiamo essere consistenti, quindi presenti, dobbiamo esserci, quindi esserci nell'arco della giornata. Se lo utilizziamo come lavoro, quindi io in questo momento sto parlando a te che sei un networker, e quindi ti dico devi essere consistente. Se veramente vuoi fare questo, tu ci devi essere. Se vuoi lavorare online come lo faccio io, come lo facciamo, come lo fanno tutti i ragazzi del mio team, nell'online team, devi essere consistente. Cioè, quindi, sì Marco, io voglio lavorare online, ok, io ti dico subito va benissimo, ma devi essere consistente nelle cose, devi esserci, devi essere presente. Essere consistenti comunque devi essere consistente nei contenuti, devi essere consistente nelle storie, devi essere consistente in tante altre cose. Ripeto che sto sempre parlando soltanto dei social, non sto parlando di sito internet e altro quant'altro. La seconda cosa, il secondo aspetto che magari è sottovalutato, e inizialmente magari lo sottovalutavo anch'io, è il nostro username. Qual è il tuo username? Vi faccio un esempio, il mio è Marco Anelli Official, l'ho dovuto chiamare Marco Anelli Official perché c'è un'omonimia, quindi c'è un'altra persona che si chiama Marco Anelli, che è un fotografo, e quindi io devo per forza chiamarlo Marco Anelli Official. Ma il mio Facebook si chiama Marco Anelli, il mio TikTok si chiama Marco Anelli, il mio LinkedIn si chiama Marco Anelli, il mio sito internet si chiama Marco Anelli. Quindi c'è un'unione di tutto quanto, quindi chiunque vuole cercarmi nei social mi trova tranquillamente come Marco Anelli, non c'è problema. Quindi i link sono tutti quanti Marco Anelli, Marco Anelli, Marco Anelli. Va da sé che se invece tu mi dovessi chiamare Marco Anelli, magari metto Mark the Work, Mark the Pip, Mark the You, cioè non c'è correlazione, diventa difficoltoso, diventa dispersivo, quindi faranno sicuramente fatica a ritrovarti. Quindi andate subito a controllare, vai subito a controllare il tuo username se è direttamente proporzionale con tutti gli altri, ok? Questo è un altro fattore veramente importante. Un altro aspetto importante è il contenuto. Il contenuto deve essere omogeneo, quindi molto bello, pulito, luminoso. Quindi il contenuto della foto, del video, io lo dico sempre, quindi fai un video, vedete il mio video è molto luminoso, c'è l'anello di luce, l'audio è buono perché non ho la spilla, ma per il semplice motivo che sono nel mio studio, ecco, inventato, e quindi l'audio risulta buono, molto molto buono. Se fossi fuori casa e fossi nel parco, che ne so, a camminare, metterei sicuramente gli auricolari, o magari mi metterei anche la spilla, perché se sento che c'è troppo casino, no, le cose non vanno bene. Nelle foto stessa identica cosa, quindi vogliamo fare delle foto, le foto devono essere belle, luminose. Abbiamo delle applicazioni meravigliose che ci vengono in aiuto, io ne ho già parlato anche in altri reel, che ne so, abbiamo Lightroom, ma ce ne sono veramente tantissime ormai, trovate quella che per voi è la migliore e sfruttatela a pieno, perché più le andiamo a sistemare, ovviamente usando meno filtri possibili, perché tanto poi le persone, tu metti 250 filtri e vuoi fare
il figo di Hollywood o la figa di Hollywood, ma poi alla fine quando poi ti incontrano, perché tanto prima o poi ti vai a beccare che sia un evento o qualsiasi altra cosa e ti vedono nelle storie o nelle foto che sei fighissimo o sei fighissima, quando poi ti vedono dal vivo dicono c'è qualcosa che non va, ma ti sei portata dietro i filtri per caso? Mettiamo un po' di filtri, facciamo qualcosa. Quindi cerchiamo di non esagerare, io lo dico veramente sempre, ma anche ai ragazzi, dico sì, usateli se volete usarli, ci mancherebbe altro, ma non esagerate, non cercate di non fare questo effetto plasticoso che tanto poi non serve a niente, non serve veramente a niente. Un'altra cosa invece importante è pubblicare. Quanto bisogna pubblicare? Marco, quanto devo pubblicare al giorno o nell'arco della settimana? Io mi sono creato il mio piano editoriale, quindi io so perfettamente quante volte devo pubblicare nell'arco della giornata e nell'arco della settimana, ed è quello che ho detto anche ai ragazzi. Non c'è una regola ben precisa, ma va da sé che devi comunque postare, devi comunque fare delle storie, ci devi essere. Quindi, se hai deciso di lavorare con i social, hai deciso di lavorare con Instagram o con Facebook o con TikTok o che sia, devi comunque essere presente. In un'edicola vado a comprarmi la gazzetta, oggi c'è, domani non c'è, dopodomani non c'è, dopodomani ancora non c'è, la quarta volta io veramente vado in un'altra edicola perché so che d'altra parte la trovo. Quindi, se vogliamo attrarre le persone, dobbiamo essere presenti. Quindi, io dico sempre, almeno un post lo vuoi fare al giorno? Uno lo vuoi fare al giorno? Uno, paio. Uno, due al giorno li vuoi fare? Vuoi intervallare un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, un giorno no? Va bene, tanto sei tu che devi educare le persone che poi ti vengono a vedere, sei tu che lo decidi. Quindi, se la persona che ti segue è abituata a trovarti una volta sì, una volta no, una volta sì, una volta no, va benissimo. Tanto poi lo andiamo a vedere, lo andiamo ad analizzare, no? In base a quante persone ti seguono e a quanta correlazione hai di orario, la persona, se è uomo o donna, l'età. Questi si possono tranquillamente notare, no? Si possono tranquillamente vedere. Io sono abituato a postare almeno una o due volte al giorno, ma mi va bene così. Una volta faccio un post, una volta faccio un video, una volta faccio anche un reel, poi faccio un po' di storie. Cioè, io ormai ho educato il mio pubblico a seguirmi in quel modo, no? E tu decidi tu, insomma, nessuno ti mette la pistola alla tempia per dirti no, devi postare 3 volte, 5 volte, 6 volte. Io non sono così. Cioè, io no, assolutamente no. Io dico, sei libero di fare quello che vuoi, io ti consiglio di fare così. Poi analizziamo le 2 settimane che abbiamo lavorato insieme, vediamo un attimino i risultati che abbiamo ottenuto. Un'altra cosa importante invece è di fare attenzione a quello che scriviamo, le didascalie si chiamano. Quanto scrivi? Lo fai cortissimo? Lo fai lungo? Non è un problema. L'importante è che ci sia un effetto pacchetto, che sia bello ordinato, con degli emoticon, con degli hashtag giusti, perché anche quelli sono fondamentali. Io ho fatto anche lì, in questo caso, un reel dove vi ho detto di scaricare quell'applicazione che vi suggeriva, in base al titolo del tuo post, quali erano e quali sono gli hashtag che funzionano di più. Insomma, prendete lo spunto, li copiate, li andate a inserire, inserite degli hashtag anche nuovi, tanto quando mettete hashtag e scrivete qualcosa vi vengono fuori un po' di numeri di questi hashtag che state utilizzando, quindi anche questo è molto importante, però mi raccomando deve essere sempre bello pulito, perché come la foto deve essere bella, luminosa e lucente, splendente, anche il post deve essere perfetto, deve essere educato, no? Ok? Deve essere fatto nel miglior modo possibile, perché almeno una persona guarda la foto e dice ah, va, è molto interessante, fammi leggere quello che c'è scritto. Se vede confusione, vi assicuro che se ne va, ok? Quindi è importante anche per le storie fatele, divertitevi, si chiamano proprio storie, scadono poi il giorno dopo, quindi fatene nell'arco della giornata qualcuno, mettete degli adesivi, mettete dei widget, scrivete qualcosa, create delle interazioni, domande e risposte, le classiche call to action, ma poi ne parliamo dopo. Quindi sono importanti, ogni cosa è importante per i nostri social, ogni cosa è importante. Un'altra cosa che secondo me è interessante, veramente molto interessante, interagiamo anche con altri account. Quindi quando facciamo un post che magari vediamo che qualcuno ci scrive, gli andiamo a rispondere. Se magari vediamo una foto di qualcuno che magari fa anche network ed è interessante, andiamogli a rispondere, mettiamogli un mi piace. Io sono dell'idea che io non ho, per esempio, disamicizie con altri network, anzi, a me piace
piace molto avere questa interazione con i networker anche di altre aziende, perché bene o male siamo tutti nella stessa barca, no? È come una squadra di calcio, io sono interista e un altro è milanista, ma non è che mi deve stare sulle palle perché è milanista, cioè voglio dire, è un ragazzo mio amico e quindi è giusto che, anzi, ma molto spesso ci confrontiamo anche, quindi io non vedo niente di male di dover mettere un like o magari commentare sotto a un momento particolare della sua vita o magari in qualcosa che sta facendo che per me ha raggiunto un successo, ha raggiunto un obiettivo, io sono ben contento per lui che ha raggiunto questo tipo di obiettivo, quindi fatelo, perché non, almeno per quanto mi riguarda non c'è assolutamente nulla di male. L'ultimo aspetto è la call to action. La call to action è di vitale importanza. Quindi quando facciamo un post, alla fine creiamo questa call to action, scrivimi nei commenti, ma tu che cosa ne pensi? Anche nelle storie, creiamole queste call to action, quindi domande e risposte, creiamo magari delle challenge, creiamo magari nei reel anche lì una call to action. È importante perché crei sempre questo collante tra te e il tuo pubblico. Quindi il tuo pubblico magari inizialmente sarà una persona, ma domani se continui a fare questo lavoro, continui, diventi sempre, continui ad avere questa consistenza, questa fame, questa voglia di dover andare avanti, vedrai che poi diventeranno uno, due, tre, un po' come fare una live. Inizialmente magari troverai una persona, una sola, e dici, minchia, che sfigato, c'è una persona sola che è collegata live, e vabbè, pazienza, che devo fare? Ma vai avanti, perché parti con una, ma poi arriverai anche ad altre, ma devi essere consistente. Le persone amano la continuità, no? La continuità, ci vuole continuità nelle cose. E ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ci vediamo al prossimo post, alle prossime storie e chissà alla prossima live. Scrivetemi nei commenti, se avete voglia, iniziamo a fare anche delle live. Un bacio a tutti, buona serata ragazzi e buon weekend. Ciao!